Catania, sorpresa, visita istituzionale del prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia nel capoluogo ionico. Non sono state ancora rese note le motivazioni. Meloni a Bari lancia Fitto, vicepresidente della Lega è nelle cose. Preoccupanti dati sul turismo, si parla di un importante calo dall'estero verso le città d'arte italiane e in Puglia trema la capitale del barocco. Lecce scelte obbligate in attacco contro la Juventus, Liverani punta tutto su Babacar, basket, Brindisi, Zanelli quasi fatta per il rinnovo. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione in diretta di Canale 85. Partiamo subito col TG regionale con un collegamento Skype in diretta e diamo il benvenuto all'onorevole Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati di Roma. Benvenuto onorevole. Io chiedo, onorevole, abbiamo un problema di audio, non la sentiamo. Buonasera. Perfetto, abbiamo risolto, benissimo. Onorevole, partiamo subito analizzando insieme la questione regionale. Avete lanciato come Italia Viva un vostro candidato, al momento i candidati alla carica di Presidente della Regione Puglia sono 5 e potremmo essere in attesa del sesto perché abbiamo in stand-by il candidato che dovrebbe lanciare ad ore la senatrice Poli Bortone. Ma ci parli di lei, voi avete deciso di lanciare un vostro uomo, il sottosegretario Scalfarotto. Sì, lo abbiamo detto, ma lo abbiamo anticipato da lungo tempo, cioè che noi non potevamo stare a sostegno di Michele Emiliano, non perché vogliamo farne una campagna contro, ma perché Michele Emiliano è sempre stato su una linea diversa da quella su cui stavamo noi. Quando noi facevamo le campagne vaccinali, Michele Emiliano si proponeva per essere il referente di chi voleva fare ricorso con i Novax. Se stai con i Novax non puoi stare con noi. Quando noi lavoravamo sul TAP, lui faceva la campagna contro, e il TAP è una struttura indispensabile per l'approvvigionamento energetico del nostro paese. E quando gli dicevamo attenzione, con la xylella bisogna governare, bisogna bloccare, lui aveva altre pratiche, altre idee. Quindi è stato alternativo, potrei fare un lungo elenco su tante cose, ma soprattutto ha sempre detto con grande chiarezza di essere alternativo al modello su cui abbiamo lavorato durante l'esperienza del governo Renzi e quanto è seguito. E quindi insieme a Carlo Calenda, insieme a Più Europa, abbiamo deciso di candidare Ivan Scalfarotto, una persona competente, un pugliese di Foggia, che si presenta a rappresentare l'innovazione che ci può essere in una regione come la Puglia, contro i populismi, quelli di destra e quelli di sinistra, con la serenità di avere un progetto che vuole coinvolgere le forze che hanno a mente e che hanno a cuore di rilanciare anche sotto il profilo economico quella bellissima regione che è la Puglia, nella consapevolezza che schierarsi da una parte o dall'altra solo per motivi ideologici non porta a niente, anche perché i populismi generalmente sono poco ideologici e sono molto appiattiti su messaggi che parlano alla pancia invece che alla testa dei cittadini. Onorevole, scendendo proprio nel territorio, quale sarà il primo punto che voi inserirete fortemente nel vostro programma elettorale e poi il punto che sarà quello che farà la differenza rispetto a Emiliano? Guardi, intanto noi dobbiamo essere consapevoli, lo dico come appello a tutte le forze politiche, non solo a quanto riguarda quello che farà Italia Viva o faranno i partiti della nostra coalizione, che noi dobbiamo sapere che stiamo nella più grave crisi economica che la storia repubblicana ricordi, e quindi bisogna fare poche chiacchiere, c'è bisogno di far rialzare le saracinesche, e per rialzare le saracinesche bisogna che lo Stato, la Regione, gli enti locali siano accanto a chi le deve sollevare. E non ci può essere occupazione se non ci sono imprese che funzionano, e quindi per noi bisogna concentrare tutte le energie sul far riaprire le saracinesche con strumenti a favore delle imprese, con la trasformazione dei sussidi in incentivi per l'occupazione, sbloccando le opere pubbliche
da parte dello Stato, da parte della Regione, utilizzando bene le risorse europee, anche quelle non spese, penso alle risorse sull'agricoltura, che in questo momento servono tutte, e bisogna farle arrivare con poca burocrazia a chi può metterle in circolo, chi può utilizzarle per far ripartire le imprese pugliesi. Questa è la prima grande emergenza e quindi io penso che su questo bisogna anzi fare un'alleanza grande, e noi siamo per cucire, non per strappare, un'alleanza grande tra lo Stato, la Regione e gli enti locali. Qual è il valore aggiunto che il vostro candidato, l'onorevole Ivan Scalfarotto, porterà al dibattito della politica regionale? Guardi, Ivan è una persona che ha grande competenza, ha fatto il sottosegretario sia al commercio con l'estero, sia dedicandosi all'interno del MISE, proprio con Carlo Calenda, alle problematiche delle imprese. Lui ha questa capacità di lavorare sulla produttività, di lavorare nel rapporto con il tessuto imprenditoriale, di lavorare sui problemi del lavoro, di vedere quali sono le risorse e le opportunità per una terra come la Puglia, e ce ne sono tante da poter cogliere anche all'estero. Ivan arriva anche con una sua esperienza professionale all'estero, ha lavorato a Londra, è un uomo che ha relazioni internazionali buone da poter sfruttare, e soprattutto poi è una persona che sa ascoltare, sa mettersi intorno a un tavolo e affrontare con serietà i problemi che la società moderna come la nostra ha, e quindi dove viene richiesta sempre di più la capacità di fare sistema, di mettere insieme, non di dividere e di strappare. E penso che Ivan su questo sia una persona che veramente andrà in grande discontinuità con quanto abbiamo visto finora. Onorevole, grazie mille per aver accettato il nostro invito ad essere in diretta nella nostra pagina regionale. La disturberemo e la ricontatteremo costantemente in questi mesi per vedere anche l'evolversi della politica regionale, ma con lei anche nazionale. Grazie mille. Grazie a voi. E adesso vediamo cosa è successo nel centrodestra, perché proprio oggi Giorgia Meloni è venuta a Bari per lanciare la candidatura di Raffaele Fitto e per dare anche delle spiegazioni in merito a quella che sarà il ticket con Nuccio Altieri alla vicepresidenza. Il centrodestra accende i motori e lo fa con la prima conferenza stampa dopo la candidatura di Raffaele Fitto alla carica di presidente della Regione Puglia. E così a Bari, per lanciare lo start, è arrivata la stessa leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Non ci interessa, per intenderci, fare il giochetto che ha spesso fatto Emiliano a casa nostra di dividere il nostro campo per averne un vantaggio. Noi questi giochi li fanno altri e non li facciamo noi. A noi interessava avere una candidatura compatta, ce l'abbiamo. Se gli altri hanno un problema, purtroppo è figlio anche di una di un governo che non ha dato i risultati che si speravano, perché quando hai un presidente uscente forte, è più difficile che ci si divida così. Tutto pronto, insomma, mentre va avanti il lavoro di compilazione delle liste. Sicuramente daremo vita ad altre liste oltre a quelle dei partiti, e lo faremo d'intesa con i partiti, e quindi io immagino una proficua e positiva collaborazione con tutti, in questo caso i coordinatori regionali dei partiti, con i quali lavoreremo insieme per mettere in campo le migliori proposte possibili. E domani in visita a Taranto il capo della Polizia di Stato, il prefetto Franco Gabrielli. Al momento non sono rese note le motivazioni della sua visita. Potrebbe essere anche un semplice incontro istituzionale. E adesso insieme passiamo alla pagina provinciale di Taranto. Ed apriamo Taranto con un approfondimento su quella che sarà domani la visita del capo della Polizia di Stato, il prefetto Franco Gabrielli. Domani visita a Taranto del capo della Polizia di Stato, il prefetto Franco Gabrielli. L'indiscrezione è circolata nel corso della mattinata in città e avrebbe trovato poi conferma. Al momento non sono state rese note le motivazioni della sua presenza nel capoluogo ionico. Si tratta indubbiamente di un importante momento istituzionale per l'intera comunità tarantina. La presenza del prefetto Gabrielli non è stata annunciata ufficialmente. Potrebbe trattarsi di una semplice visita istituzionale, anche alla luce delle
importanti operazioni portate a termine recentemente dalla Questura di Taranto, guidata dal questore Giuseppe Bellassai. Non sarebbe da escludere un vertice incentrato sulle tematiche di natura sociale derivanti dalle vicende legate al rapporto che esiste tra comunità ionica e la grande industria. Non è stato reso noto un programma ufficiale della visita in riva allo Ionio del capo della Polizia di Stato. È comunque ipotizzabile che il prefetto Franco Gabrielli si recherà presso la sede centrale della Questura Ionica. Riparte la cultura e con essa l'economia del nostro territorio. A Bari presentata l'edizione 2020 del Libro Possibile. Si svolgerà dall'8 all'11 luglio prossimi il Festival del Libro Possibile, un evento culturale che quest'anno celebra la sua 19ª edizione. È stato presentato a Bari e sarà il primo festival in presenza dopo il lockdown. 4 serate a Polignano a Mare, finanziato dalla Regione Puglia. L'importante kermesse sarà sostenuta da realtà economiche d'eccellenza, tra queste la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano. Non è il momento di tirarsi indietro nei confronti di manifestazioni così importanti dove la cultura la fa da padrone. Uno degli impegni che ho preso con i nostri soci è proprio quello di cercare di fare il possibile per sviluppare tutte le iniziative del territorio. Abbiamo fatto un numero di pratiche enorme in questo periodo, nei primi 5 mesi dell'anno, e quindi il Covid per noi, pur nella drammaticità della situazione, ha avuto almeno la caratteristica positiva di permetterci di avere un rapporto molto molto stretto con la nostra clientela. Il Festival del Libro Possibile è una delle attività che hanno reso la Puglia celebre a livello nazionale. Come dicevamo, è sostenuto dalla Regione Puglia, presente alla conferenza stampa l'assessore Loredana Capone. Questi eventi non sono soltanto importanti per il loro rilievo culturale, che certamente hanno e che per noi ovviamente è sempre prioritario, ma sono importanti anche perché i ristoranti, gli alberghi, i bed and breakfast, tutte le strutture ricettive si riempiono e hanno nuova vita. In questo momento sappiamo quanto ce ne sia bisogno anche per dare fiducia. Post-Covid e coste, ecco come cambiano i controlli. Vediamo il servizio. Ci troviamo nei sotterranei della cosiddetta ringhiera di Taranto. Siamo nell'isola del Borgo Antico. Stiamo raggiungendo le unità navali ormeggiate proprio qui davanti, quelle della Guardia Costiera. Quella 2020 è un'estate diversa perché ci mettiamo alle spalle, questo è l'augurio, il Covid-19, ma come cambiano le regole e di conseguenza anche i controlli della Guardia Costiera sulle spiagge e soprattutto sulla costa. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di circa 180 km di coste, quindi un impegno particolarmente importante per la Capitaneria di Porto di Taranto, anche con i propri uffici minori, quindi che dovrà svolgere durante tutta l'estate. Il quadro normativo ha messo a dura prova gli uomini perché si sono trovati di fronte a delle realtà differenti rispetto a quelle del passato e le limitazioni hanno in parte modificato in generale gli assetti, però anche quest'anno nel regime della graduale ripresa garantiremo al 100% tutte le normali attività, e quindi sia l'attività sulle spiagge libere sia nell'ambito delle aree in concessione. Sostanzialmente per le spiagge libere sarà sotto il coordinamento del prefetto andremo a svolgere alcune attività di controllo che già abbiamo effettuato nelle prime giornate della riapertura e dell'inizio delle attività. Ed eccoci sui mezzi della Guardia Costiera di Taranto. Come si struttura il vostro lavoro nel corso della giornata? Al mattino noi abbiamo comunque mezzi presenti su tutto il territorio e dislocheremo, ancora non l'abbiamo fatto ma a breve lo faremo, dislocheremo anche i mezzi nell'ambito degli uffici minori. Vi saranno utilizzati dei battelli pneumatici, di cui uno dislocato presso il locamare di Maruggio, e invece li copriremo con i mezzi a disposizione. Sono circa 3 motovedette impiegate per la Polizia Marina, ma anche altre motovedette per attività di SAR, di Search and Rescue, per la ricerca di eventuali in condizioni meteomarine anche non particolarmente favorevoli. Abbiamo mezzi che riescono comunque ad uscire in qualsiasi condizione di mare. Riusciremo a ricoprire tutta quanta l'area di giurisdizione sino a Policoro. Ne approfittiamo anche per lanciare un appello a chi è sulla spiaggia, ma anche a chi soprattutto è in mare, con una piccola imbarcazione, con una moto d'acqua. Le regole semplici e fondamentali per non incorrere in reati, soprattutto per non
attentare, ecco, alla vita dell'altro. Nell'ordinanza balneare, che è identica a quella dello scorso anno, ci sono dei divieti sia in termini di durate temporali della possibilità di utilizzo delle moto d'acqua, ma anche nell'ambito sia della distanza dalla costa, sia dell'obbligo di indossare tutte le dotazioni necessarie per evitare che anche non solo il pericolo nei confronti dei terzi, ma anche degli stessi fruitori delle moto d'acqua. Naturalmente tutti gli orari, fate attenzione, sono esposti presso qualsiasi tipo di stabilimento balneare, sono indicati e sono pubblicati anche sul nostro sito tutti i limiti che attualmente sono in vigore. Invito i bagnanti a rispettare, perché il primo elemento della sicurezza si raggiunge nel momento in cui ognuno è responsabile delle proprie azioni. La consigliera del Comune di Taranto, Floriana De Gennaro, evidenzia una situazione che potrebbe avere il sapore della beffa per gli esercenti tarantini. Il riferimento è alla tassa dei rifiuti giornaliera legata all'ampliamento degli spazi esterni. Già dal primo allentamento della pandemia i commercianti tarantini chiedevano una mano, che in effetti poi è arrivata con una delibera di giunta, però c'è una beffa che adesso li coinvolge, e a sottolinearlo è la consigliera Floriana De Gennaro, che fa notare come quando si parla di rifiuti però i costi aumentano, stanno arrivando i primi pagamenti da effettuare e in molti si sono lamentati proprio rivolgendosi a lei. Ecco, qual è la sua richiesta al Comune, ed entriamo anche nello specifico di questa che si chiama TARIG, una tariffa giornaliera per i rifiuti urbani. Certo, ieri è arrivata la prima beffa, abbiamo un giro di valzer assessorile, però in realtà poi nuovi assessori, vecchie beffe. Nella fattispecie ieri sono arrivati degli avvisi di pagamento per alcuni ristoratori che in virtù di una delibera di giunta comunale hanno potuto allargare la loro superficie occupata da tavolini e sedie e quindi sono esonerati dal pagamento della TOSAP, che è un tributo per l'occupazione del suolo pubblico, ma ahimè è arrivata la beffa, la Dogre, che è la concessionaria alla quale il Comune ha esternalizzato il servizio per la riscossione della TARI, sta mandando gli avvisi per la cosiddetta TARIG, cioè la tariffa di rifiuti urbani giornaliera, quindi con una maggiorazione proprio perché giornaliera per l'occupazione di questi spazi aree. Ma in realtà alla fine lo spirito della delibera di giunta era proprio quella di dare l'opportunità ai ristoratori o ai bar di poter allargare la superficie occupata proprio per permettere il distanziamento sociale, ma in realtà non si producono più rifiuti. Beh, l'amministrazione poi si perde sui fatti concreti, questa è una cosa che avrebbe dovuto prevedere. Mi auguro che risolva al più presto questa cosa, perché i commercianti stanno ricevendo addirittura avvisi di pagamento di oltre 2.000 euro. E su questa vicenda l'amministrazione comunale sta già affrontando il problema. Troveremo delle soluzioni, ha affermato il presidente della Commissione Bilancio e Rifiuti del Comune di Taranto, Dante Capriulo, che abbiamo ascoltato nel nostro servizio. Consigliere Capriulo, effettivamente per i commercianti potrebbe essere una beffa questa di dover pagare la tassa sui rifiuti giornaliera su questo ampliamento degli spazi all'aperto. Cosa sta pensando l'amministrazione comunale per evitare questo presunto danno nei confronti degli esercenti? Sì, purtroppo il legislatore nel fare questa previsione non si è ricordato che quando si occupa, diciamo, del suolo pubblico le tasse sono due, cioè la TOSAP e la tassa sui rifiuti, e quindi ha esentato la TOSAP e non la TARI. Purtroppo, tra l'altro, noi abbiamo anche un concessionario a cui dobbiamo rispondere. Quindi da questo punto di vista, quando ci è stato posto il problema qualche giorno fa, abbiamo già incominciato a ragionare come amministrazione per tentare tutte le soluzioni che sono possibili a livello normativo. Tra l'altro, essendo quello un decreto, potremmo anche sperare che in sede di conversione questo fatto venga risolto. Dopodiché noi abbiamo la possibilità di deliberare le tariffe entro il 31 luglio e su questo stiamo appunto cercando di ragionare a 360 gradi, compreso, diciamo, il provvedimento della TARIG. Sicuramente quello che posso dire anche attraverso i vostri canali è che comunque è intenzione dell'amministrazione andare incontro a queste attività di pubblico esercizio, perché sarebbe veramente una beffa che dovessero pagare, diciamo, di più per un'occupazione che invece è stata esentata per quanto riguarda la TOSA. Quindi sicuramente c'è l'attenzione dell'amministrazione a risolvere il problema. Purtroppo, lo ripeto, la normativa è nazionale e dobbiamo fare i conti con la normativa nazionale, ma c'è tutta la volontà di risolvere il problema.
si apre uno scenario di speranza per i 145 lavoratori dell'ex Isola Verde, poi adibiti al progetto Verde Amico, successivamente sospeso. Una videoconferenza organizzata dal prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha aperto spiragli importanti. Domani ci sarà nuovamente una riunione. Nuove speranze per 145 addetti ex Isola Verde del progetto Verde Amico, licenziati nei mesi scorsi anche da InfraTaras. È stata proficua la riunione presieduta dal prefetto di Taranto Demetrio Martino sulla avvertenza riguardante i dipendenti della ex società in-house della provincia fallita nel 2016, ricollocati nel progetto Verde Amico, nato dall'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche, la Regione Puglia ed il Comune di Taranto. Dopo la conclusione della prima parte del progetto, che ha consentito la collocazione in attività di bonifica leggera per 15 mesi dei 145 lavoratori della ex società fallita, assunti dal Comune di Taranto tramite la partecipata InfraTaras, è stata avviata a gennaio scorso una seconda fase, che ha però subito una brusca interruzione a marzo dopo soli 3 dei 9 mesi previsti per problemi procedurali. Da allora si è verificata una condizione di stallo, con notevole sofferenza e proteste delle maestranze, temporaneamente sostenute con il ricorso al trattamento di Naspi, ma preoccupate per l'incertezza occupazionale. Il prefetto ha riunito in videoconferenza la regione, rappresentata dall'assessore allo sviluppo economico Borracino, il comune di Taranto con la partecipata InfraTaras, il sindaco di Statte Francesco Andrioli, il commissario straordinario per le bonifiche ambientali Vera Corbelli e le organizzazioni sindacali, sottolineando la necessaria rapida ripresa delle attività del progetto Verde Amico nel capoluogo, in considerazione delle risorse di 1.134.000 euro rese disponibili dal commissario Corbelli, la verifica tecnica della possibilità di affidare a InfraTaras e quindi agli stessi lavoratori di Verde Amico anche l'attività di bonifica finanziata dal CIPE per 750.000 euro a favore del comune di Statte. Alla fine dell'incontro è stata convocata per la giornata di giovedì 25 giugno la riunione tecnica che definirà gli aspetti procedurali per la riassunzione delle maestranze e la ripresa dei lavori. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, a Grottaglio un momento di riflessione contro ogni forma di razzismo e a favore dell'inclusione sociale. Dinanzi a bambini che giocano, incuranti giustamente di un colore diverso della pelle, non esistono differenze nella loro bellezza e genuinità tra chi è nato in parti diverse del mondo. Ed è un luogo simbolico di aggregazione sociale, Piazza Principe di Piemonte a Grottaglie, posto di incontro per poter riscoprire, qualora fosse ingiustamente perduto, il senso delle parole uguaglianza, libertà, rispetto ed inclusione sociale. Intorno al 20 giugno ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, un insieme di incontri e attività per celebrare il coraggio e la resilienza di chi è costretto a fuggire dalle proprie case, lasciando troppo spesso i propri affetti a causa di guerre e persecuzioni. In un anno particolare, quello del 2020, il numero di persone in fuga è aumentato in un contesto di profondi cambiamenti sociali. La pandemia da Covid-19 e le recenti manifestazioni contro il razzismo a livello mondiale hanno evidenziato la necessità di un mondo più inclusivo ed equo. Dopo un periodo di astinenza forzata, da calorosi abbracci e dimostrazioni d'affetto, abbiamo probabilmente bisogno di ritessere legami, incrociare sguardi, mostrare vicinanza e sostegno a chi non vuole e non deve essere più invisibile. Il razzismo è veleno, respingiamolo. Non sono invisibile. Alcune delle frasi scritte sussurrate quasi timidamente, mentre alle loro spalle i bimbi continuano a giocare spensierati. Siamo fortunati, penseranno un giorno, ad essere nati nella parte buona del mondo. E ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità e poi torniamo nella pagina provinciale di Brindisi. Ed apriamo insieme la pagina provinciale di Brindisi con una bella notizia. È di Brindisi la più giovane nonna d'Italia. Con la nascita della piccola Noemi, che ha appena 14 giorni, è diventata la nonna più giovane della Puglia. Si chiama Filomena, ha soli 34 anni ed è di San Michele Salentino. La figlia Valeria, neomamma, ha solo 15 anni. Nostra figlia ci ha regalato una gioia grandissima, spiegano i nonni Filomena e Giuseppe. E tanti auguri a questi giovani nonni. Stava costruendo una piscina senza un regolare permesso a costruire, a finire nei guai un 57enne di Francavilla Fontana, scoperto dall'elicottero dei carabinieri.
ciò che da terra non sempre è visibile rischia di essere praticamente evidenziato dall'alto, un concetto concretizzatosi nei cieli di Francavilla Fontana nella mattinata di mercoledì, quando i carabinieri della compagnia, al comando del capitano Gianluca Cipolletta, sfruttando l'elicottero dell'arma del sesto nucleo elicotteristi di Bari, hanno scoperto degli operai intenti a costruire, senza alcuna autorizzazione, una piscina all'interno di un'area privata di proprietà di un uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dell'elicottero tra gli stessi operai, in un primo momento ci sarebbe stato un fuggi-fuggi generale, poi rientrato anche grazie all'intervento del padrone di casa, che non si è sottratto i successivi controlli dei carabinieri, nel frattempo sopraggiunti anche via terra. Secondo la ricostruzione dei militari, avvalorata dallo studio delle autorizzazioni a costruire protocollate presso l'ufficio tecnico del comune, la costruzione della piscina, che aveva peraltro richiesto l'utilizzo di una betoniera per la realizzazione della vasca e di un piccolo locale di pertinenza, era in difformità con il carteggio presentato. Da qui la denuncia a piede libero a carico del 57enne, accusato di violazione della normativa edilizia e di conseguenza i futuri accertamenti dell'ufficio tecnico del comune di Francavilla. Non sfugga che proprio nella città degli Imperiali e senza PUG, solo recentemente approvato in consiglio comunale dopo un iter lungo decenni, il fenomeno dell'abusivismo ha negli anni raggiunto dimensioni importanti. Non sfugga neppure la maxi inchiesta Villafranca, che nel 2012 portò al sequestro di centinaia di villette per presunti reati che, al netto di una pioggia di assoluzioni, sono poi caduti in prescrizione. Il Tribunale di Brindisi ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata al Comune di Latiano dagli eredi di Graziano Zizzi, il sindaco morto in un incidente stradale nell'agosto di 10 anni fa. Quel tragico incidente non si sarebbe verificato mentre svolgeva le mansioni di sindaco della città. Il Tribunale di Brindisi, dopo 10 anni di udienze e consulenze tecniche, ha rigettato la richiesta di risarcimento presentata dai familiari di Graziano Zizzi, primo cittadino di Latiano, schiantatosi tragicamente con l'auto il 14 agosto 2009 sulla strada provinciale per San Vito dei Normanni. Nel corso delle udienze sono stati ascoltati numerosi testimoni e acquisite le perizie tecniche relative all'incidente, compresa una consulenza medico-legale di 2 specialisti giunti da Roma. Decisiva probabilmente, ai fini della decisione del Tribunale in favore del Comune di Latiano, anche la velocità con la quale Zizzi stava percorrendo la strada provinciale, ben superiore, secondo i periti, al limite dei 50 km orari previsto in quel tratto. L'alta velocità sarebbe stata confermata anche dalle gravissime ferite riportate dal sindaco nell'impatto. Zizzi morì a 42 anni dopo un ricovero durato 2 mesi presso il Policlinico di Bari, dove era stato trasferito nel tentativo vano di salvargli la vita dopo il gravissimo incidente stradale. Un anno dopo quella tragedia, la vedova presentò richiesta di risarcimento al comune, sostenendo che Zizzi, che quel giorno si stava recando al mare, stava tornando indietro dopo la telefonata di un dipendente comunale che gli chiedeva di firmare la carta d'identità di un cittadino latianese che sarebbe dovuto partire quel giorno stesso per l'Albania. Ma a quell'appuntamento il sindaco non arrivò mai. E anche Brindisi ha aderito alla manifestazione nazionale dei lavoratori mense e pulizie con un sit-in presso Piazza Santa Teresa. I sindacati di categoria Fisascat, Filcams e Wiltux sono scesi in piazza anche a Brindisi per manifestare la grave situazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense, pulizie scolastiche e aziendali. Ritardi nella ricezione della cassa integrazione, blocco dei contratti per i mesi estivi e le incognite per il futuro. La manifestazione nazionale ha visto un presidio anche a Brindisi nei pressi della prefettura, con i sindacati che sono stati ricevuti per manifestare la preoccupazione dei lavoratori. Ci troviamo oggi che molti di questi lavoratori ancora o non hanno percepito l'ammortizzatore sociale di marzo o non hanno percepito gli ammortizzatori sociali dei mesi successivi. Allora abbiamo chiesto al governo di aumentare da 18 a 27 la copertura degli ammortizzatori sociali, ma anche di tenere in considerazione i contratti che questi lavoratori hanno, perché spesso sono legati all'apertura delle scuole, quindi spesso loro lavorano da ottobre a maggio e poi sono sospesi dal servizio per giugno, luglio e agosto. In aggiunta ai lavoratori delle mense scolastiche, oggi manifestiamo anche a favore dei lavoratori delle cosiddette mense aziendali.
perché anche loro, diciamo, si trovano in una difficoltà a poter accedere ai fondi ordinari, perché purtroppo oggi, una volta finita, diciamo, i fondi solidarietà dovuti all'emergenza Covid, l'azienda di ristorazione non potrebbe aprire, anzi non potrebbe, non può aprire altri tipi di ammortizzatori sociali se l'azienda committente non apre una procedura di crisi. Il Covid ha messo in risalto una situazione che già era critica, perché già era problematica in quanto finita la scuola non avevano più uno stipendio, però adesso c'è anche più il problema di non trovare occupazione, perché c'è un'incertezza a livello del turismo, che è un settore importante all'interno di questo paese, che quindi sta portando a questi lavoratori avere un periodo di non sapere come poter avere delle entrate all'interno del proprio nucleo familiare. Tornano a protestare a Brindisi i lavoratori Revi Sud, che chiedono risposte certe sul loro futuro. Tornano a protestare a Brindisi i lavoratori della ditta Revi Sud, che hanno tenuto un incontro in prefettura per denunciare il mancato rispetto, secondo i sindacati, sia degli accordi che delle normative che tutelano il salario degli stessi. La richiesta, oltre al rispetto degli accordi siglati, in una vertenza che parte però da molto lontano, è quella di ottenere anche dall'azienda un quadro della situazione economica della società e le prospettive future sul piano degli investimenti a garanzia dei lavoratori. È prevista la rotazione della cassa integrazione in modo che tutti i lavoratori, quel poco di lavoro che c'è, lo possono fare tutti, e un po' lo fanno come cassa integrazione. E invece l'azienda continua a tenere una parte dei lavoratori a lavorare e un'altra parte sempre in cassa integrazione. In più si aggiunge che l'azienda non ha voluto anticipare la cassa integrazione, e quindi è l'INPS che la deve erogare. Fin qua può anche starci, ma se l'azienda non presenta in tempo utile la documentazione, i lavoratori ricevono la cassa integrazione dall'INPS dopo un mese, anche più di un mese, e quindi sono in forte sofferenza. Noi temiamo per le prospettive future, perché se l'azienda dichiara di essere in difficoltà economiche, per cui non ci fa presagire nulla di buono all'orizzonte, e non solo per il discorso della cassa integrazione, per la gestione delle casse integrazioni, poi subentrano anche delle casse integrazioni Covid per l'emergenza della pandemia, ma soprattutto per capire bene cosa vuole fare l'azienda nel prossimo futuro, da che parte vuole partire, perché abbiamo la necessità di sapere. Qualche disagio nel recupero delle prestazioni dell'ASL in questa ripartenza post-Covid si è registrato, e vediamo perché. Raccogliere i cocci di un periodo terribile, qual è stato il clou dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, che ha cambiato la vita, le abitudini, anche a chi semplicemente doveva usufruire di una prestazione dell'ASL, e ripartire, così come sta facendo la ASL di Brindisi con il recupero delle prestazioni, anche se con qualche piccolo problema nella riorganizzazione, problema che purtroppo potrebbe anche ripresentarsi. Ma cosa sta accadendo? Qualche prestazione è stata annullata, qualcuna è saltata. Tutto è dovuto al fatto che alle vecchie prestazioni si aggiungono quelle nuove, come ha spiegato il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco, che aggiunge: il tutto è dovuto anche al fatto che c'è un minor numero di esami e visite disponibili, vista la necessità di garantire il distanziamento. 3 mesi di prenotazioni non si annullano facilmente in pochi giorni. L'invito dell'ASL è quello di segnalare eventuali criticità per provare a risolverli insieme. Stiamo cercando anche di migliorare la procedura per i casi di urgenza, aggiunge il direttore sanitario dell'ASL di Brindisina, con l'auspicio che presto si possa tornare alla normalità su tutti i fronti. E se da un lato si riparte, dall'altro si mantiene alta la guardia per la sicurezza di tutti. Nella settimana che va dal 16 al 22 giugno la ASL ha registrato 850 tamponi effettuati soprattutto in strutture sanitarie, sociosanitarie, persone a domicilio e ospedali. E come tradizione partono con la notte di San Giovanni gli eventi dell'estate ostunese, palcoscenico d'eccezione, il Parco Dagnano.
Come ogni anno, l'estate ostunese prenderà il via con la consueta serata dedicata alla notte di San Giovanni, che da anni ormai segna l'inizio della stagione di eventi della Città Bianca. Quest'anno, vista la necessità di non creare assembramenti, è stato scelto il Parco Archeologico di Agnano, con il suo anfiteatro come palcoscenico di questa notte magica. Lo spettacolo, scritto da Mirko Lodedo, nasce come anteprima dello Stuni Soundtrack Festival, un festival che celebra la colonna sonora cinematografica e che è dedicato alle figure di Federico Fellini e di Nino Rota. L'idea di farlo coincidere con l'evento della notte di San Giovanni, riferisce Lodedo, è stata ispirata dal fatto che Ostuni, da tantissimi anni ormai, in questa occasione si popola di artisti di strada che animano il centro storico con la propria arte. La strada di Fellini è stato reinterpretato, dando la possibilità al pubblico, attraverso il sogno di Gelsomina, di conoscere la storia di Zampanò e del suo decadente circo. Viene fatto in una modalità nuova, ma che conserva il carattere di tutte altre notti di San Giovanni, cioè la presenza degli artisti di strada. Questo evento, che si chiama Gelsomina e la Luna, è ispirato naturalmente alla Gelsomina della strada di Fellini, e questo giustifica anche il richiamo degli artisti di strada. Perché c'è questo riferimento? Naturalmente, e il motivo è semplice: avevamo lanciato come evento già da tempo il Soundtrack Festival, cioè il festival delle colonne sonore, e gran parte di questo festival sarebbe stato occupato dalle musiche di Nino Rota, che ha fatto da colonna sonora a tanti film di Federico Fellini. Quindi il riferimento è semplice ed è anche intrigante per come poi verrà reso sulla scena nel palco. E adesso passiamo insieme alla pagina provinciale di Lecce. Centrodestra unito alle regionali? Beh, parrebbe proprio di no, perché c'è sempre la senatrice Poli Bortone che anche questa volta mira ad essere spina nel fianco del centrodestra pugliese. Centrodestra unito per le elezioni regionali? Assolutamente no, secondo la senatrice Poli Bortone. E correre confitto? Certo che no, ribadisce la Lady di Ferro. Insomma, anche questa volta la Poli Bortone sembra avere la propria opinione sulle elezioni regionali, pronta ad essere spina nel fianco del centrodestra pugliese. Beh, noi non abbiamo partecipato a nessun tavolo, né nazionale né locale, quindi siamo stati esclusi a priori da una condivisione sul candidato. Essendo un candidato non condiviso, non andiamo con quel candidato. Indiscrezioni dicono che voi potreste partecipare con un vostro candidato, tra l'altro un'imprenditrice donna. Sì, è molto probabile. Dico, è molto probabile che sia l'imprenditrice donna. Che noi partecipiamo con un candidato è una decisione che abbiamo già preso. Quindi comunque avrete un vostro candidato, bisogna soltanto definire e concordare chi sarà. Perché noi conosciamo persone di destra, e quindi noi vogliamo un candidato che sia un candidato di destra. Quindi sia Fiamma Tricolore che Io Sud confluiranno in un'altra coalizione con... Sì, anche qualche altro soggetto, qualche associazione, così. È probabile, ecco. Quando sapremo di più, quando si scioglieranno le riserve delle trattative? Ma noi non abbiamo grandi trattative da fare, non siamo dei livelli dello pseudo centrodestra, facciamo presto a fare le nostre trattative, quindi penso che non tarderemo. Adesso siamo impegnati nel fare le liste, quindi quando avremo terminato di fare le liste diremo chi siamo e che cosa vogliamo. Certamente vogliamo un modello di società che sia di destra, e non pensiamo che Fitto possa rappresentare la destra. Tecnico per discutere nuovamente con TAP del rischio di inquinamento nella falda nei pressi dell'approfondimento di TAP stessa. È stato convocato un tavolo tecnico da parte della provincia di Lecce per il prossimo 26 di giugno, al quale parteciperanno il comune di Melendugno, l'ARPA e TAP, per discutere dei superamenti di CSC nelle acque in falda in località San Basilio. Luogo in cui dovrebbe arrivare TAP. Il superamento di queste soglie potrebbe portare ad una presenza di rischio per la salute umana derivante dall'inquinamento, fino a definire addirittura il sito inquinato.
Il rischio è quello che possa essere contaminato sia il suolo che le acque sotterranee. Una problematica di estrema urgenza, visto che il proprio in questo momento su quel tratto di costa è affollato di bagnanti che hanno preso d'assalto la costa adriatica appena distante 20 km a Lecce. Su quella porzione di litorale in questo momento sorgono 3 stabilimenti balneari più una vasta area di spiaggia libera, una questione da definire con particolare urgenza al fine di tutelare la salute dei bagnanti e gli investimenti degli imprenditori di quella porzione di territorio. Un sit-in di lavoratori sindacati davanti alla prefettura di Lecce. Le scuole riapriranno, ma gli operatori delle mense e delle pulizie non hanno alcuna certezza. Bonus per i pattini, il bonus vacanza, e noi di che cosa viviamo? Se i soldi non ce ne sono, come facciamo ad andare in vacanza? Non abbiamo da mangiare. E comunque i lavoratori vengano finalmente tutelati, visto che ormai questa situazione di instabilità si protrae ormai da diversi anni. E abbiamo famiglia, per cui non sappiamo come va la giornata il giorno dopo, insomma. Una situazione, quella delle lavoratrici e lavoratori delle mense, pulizie scolastiche e aziendali, che continua ad essere grave e presenta questioni irrisolte, nonostante le richieste delle organizzazioni sindacali a tutti i livelli e le manifestazioni e iniziative messe in campo a livello regionale e territoriale. La denuncia arriva dalle organizzazioni sindacali di Lecce, che hanno promosso una manifestazione davanti alla sede della prefettura nell'ambito della mobilitazione nazionale indetta dagli stessi sindacati. Noi innanzitutto chiediamo sicurezza per il lavoro di questi lavoratori, che veramente sono abbandonati a se stessi. Infatti oggi siamo qui per rappresentare le nostre problematiche a Sua Eccellenza il Prefetto, che si faccia promotrice nei confronti del Governo, in modo tale che tuteli in particolar modo questa categoria che è già disagiata di sé per sé. Istituito a Parabita largo 23 giugno 1920 per ricordare l'eccidio di 100 anni fa, quando i contadini si ribellarono allo Stato. Cento anni dopo, Parabita non dimentica i fatti del 23 giugno del 1920, quando alle 6 del mattino circa 400 contadini videro tradite le promesse di assegnazione delle terre incolte da parte di uno Stato che si dimostrava insensibile alle problematiche di una classe agricola e operaia che iniziò a contestare il sistema politico-economico. Scesero in piazza per ribellarsi, i carabinieri cominciarono a caricare violentemente i manifestanti che si difesero lanciando dei sassi. Successivamente le forze dell'ordine aprirono il fuoco all'altezza uomo, colpendo 4 concittadini. A distanza di 100 anni il comune ha istituito largo 23 giugno 1920, proprio nel luogo teatro di quegli avvenimenti. Quanto accaduto a Parabita il 23 giugno del 1920 insegna veramente tanto per quelle che sono le grandi ingiustizie che ancora oggi, le ingiustizie sociali che ancora oggi animano la nostra società. Quindi il messaggio che noi vogliamo dare soprattutto alle giovani generazioni è che da quell'esempio, quando veramente ci si è armati di coraggio per combattere contro chi era più potente, aveva più mezzi, quell'insegnamento è l'insegnamento che dobbiamo portare nell'oggi, nell'attualità. Il terremoto che sta coinvolgendo la magistratura turba la categoria e mortifica soprattutto chi la toga l'ha sempre portata con dignità. Ecco a voi l'intervista al presidente del TAR, il magistrato Antonio Pasca. È un momento difficile per la magistratura. Lei sicuramente è un magistrato sui generis, perché ha acceso dei riflettori anche laddove ci voleva coraggio per farlo. Adesso forse è semplice parlare. Lei emotivamente come lo sta vivendo questo momento? Male, molto male, perché è vero, io questa cosa l'ho detta da sempre, quando a volte non era neanche igienico dirlo, nelle mie relazioni di anno giudiziario, nel convegno dei giuristi cattolici, in tante occasioni. Ho sempre pensato che ognuno dovrebbe svolgere e interpretare il suo ruolo, il rispetto dei ruoli, che è mancato, perché noi abbiamo sempre pensato a una magistratura come soggetto passivo di condizionamento da parte del potere politico. Io, anche nel nostro quotidiano, verifico, diciamo spessissimo, invece, ipotesi in cui la magistratura diventa strumento di, come dire, condizionamento dell'azione amministrativa. C'è una confusione di ruoli. E,
ho detto queste cose, certo, quando non si era arrivati al punto in cui si è arrivati oggi. Oggi è facile dire questa cosa, si è scoperchiata una pentola, una palanca di fango. È una cosa che io ho sempre temuto e ho evidenziato, legata anche a talune inchieste. Mi riferisco non all'in-sé dell'inchiesta, ma come viene percepita nell'opinione pubblica. Un indice di gradimento, di sfiducia sempre maggiore, né si distingue tra penale e amministrativo. Diciamo, secondo me bisogna prendere atto della situazione, bisogna fare pulizia. Noi dobbiamo accostarci a quel fascicolo con umiltà, perché dietro quegli scritti ci sono aspirazioni dei cittadini, prospettive di vita, speranze, investimenti economici. E quindi noi dobbiamo avere, nel trattare questa materia, la dovuta sensibilità di riuscire a metterci per un attimo nei panni di qualcun altro. Io non voglio essere frainteso, ma ho parlato sempre, me lo ritrovo io, diciamo in senso buono, un disturbo bipolare. Cioè io riesco a parlare di una cosa, però quando sono giudice, questo è il significato della toga, secondo me. Non è forma, come qualche collega ritiene, adesso che va di moda il collegamento da remoto, e che sembra che siano orpelli inutili, niente affatto. La toga serve a ricordare al giudice, che in quel momento non sta decidendo, non è Antonio Pasca, ma è il giudice, che deve decidere le cose dei cittadini. E con le dimissioni dei consiglieri comunali termina l'esperienza di governo di Carlo Chiuri. Il comune torna al voto il prossimo mese di settembre. Cade a Tricase l'amministrazione Chiuri. Si è conclusa con la mancata surroga da parte dei consiglieri dimissionari nel corso dell'ultimo consiglio comunale. La scelta di confermare le dimissioni di massa ha di fatto decretato la fine del governo comunale di Carlo Chiuri, che avrebbe avuto tempo fino al prossimo 28 di giugno per revocare le proprie dimissioni. In 13 su 16 hanno firmato le dimissioni, decretando così la fine. Si è trattata di una lunga e turbolenta conclusione dei fatti, ora si aprono nuovi scenari politici. Tricase si ritrova quindi dopo 3 anni chiamata a tornare alle urne insieme ad altri 18 comuni del territorio salentino con una particolarità. Il centro del Sud Salento sarà l'unico dell'intera provincia di Lecce in cui la scelta del primo cittadino potrebbe avvenire in 2 turni. Infatti Tricase è il solo comune che supera la soglia dei 15.000 abitanti. Si apre perciò un'estate caldissima nel comune di Tricase che dovrebbe portare nel giorno dell'Election Day alla scelta del nuovo sindaco. Ed era questa la nostra ultima notizia. Noi vi diamo appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 e io vi auguro una buona serata questa sera con i programmi di Canale 85.